si è parlato anche dell'ordinanza su acque nere e acque bianche. Perché se ne è parlato poco, in cosa consiste e quali sono le conseguenze? Questa è un'ordinanza che è poco conosciuta sia dai colleghi amministratori di condominio ma anche dai tanti cittadini messinesi, e comporterà anche qui un ulteriore onere e un ulteriore costo ai cittadini, sia per quanto riguarda il condominio ma anche singolarmente per la propria abitazione, perché questa ordinanza prevede appunto la verifica e l'accertamento degli allacci delle acque bianche e delle acque nere. Il sindaco e quindi l'amministrazione comunale con questa ordinanza ha fatto uno scarica barile, così come è stato anche in precedenza per la raccolta differenziata, nei confronti dei cittadini e quindi anche nei confronti degli amministratori di condominio, che dovranno effettuare queste verifiche e questi accertamenti tramite chi? Tramite dei tecnici che al momento non sanno neanche bene che cosa devono realmente accertare o che tipo di lavoro devono effettuare, perché comunque è poco chiara. E dei costi accessori che vanno dai 1.000 ai 5.000 euro sono di tipo professionale, che andranno a ricadere su ogni singolo condomino. A sua volta lo stesso cittadino dovrà fare anche lui la sua verifica e il suo accertamento, perché questo è quello che prevede l'ordinanza del sindaco, sia dal punto di vista condominiale che del singolo appartamento, per accertare se effettivamente non sono state fatte modifiche. Ma realmente noi già non paghiamo all'interno delle nostre bollette l'allaccio della fognatura e l'allaccio appunto di depurazione, perché a questo punto non lo fa direttamente l'AMAM oppure i tecnici del comune a verificare ed accertare ogni singolo aspetto di quello che appunto richiede l'ordinanza? Per quale motivo continua a scaricare il barile a qualcun altro, determinando così dei costi accessori per tutti i cittadini messinesi? I termini dell'ordinanza sono già scaduti? I termini sono già scaduti e molti amministratori non conoscono realmente questa ordinanza, perché forse è stata anche poco pubblicizzata. Noi come comitato abbiamo chiesto anche un rinvio, abbiamo oggi un'interlocuzione anche con il Consiglio Comunale, io stesso con il Presidente del Consiglio, che ha mandato tutta la documentazione per chiedere anche lui stesso agli uffici un rinvio di questa ordinanza, perché comunque in ogni caso, anche per poter adempiere a questa ordinanza, 30 giorni era un limite impossibile, solo esclusivamente per poter avere tutta la documentazione, perché i tecnici potevano appunto permettere di poter svolgere il loro lavoro regolarmente per poter poi avviare questa certificazione, soprattutto poi in quei condomini dove nessuna modifica deve essere effettuata, perché poi se devono essere effettuate delle modifiche i tempi si allungano notevolmente. Dovrebbe essere rinviata e anche rivista questa ordinanza.